prossimi 4 ore. È vero o non è vero? Sì, sì, utile. Anche adesso, anche la mattina adesso. Anche. E loro fanno anche pausa prima e noi sempre ultimi. Cioè, capito? Loro siamo la dipendente centrale. Okay. Noi siamo sempre le pecore nere. E siamo quelli cattivi, quelli che... Anzi, che fanno siamo la merda. Proprio infetti, proprio. Ma e questo non è giusto. Secondo non lei... è giusto. Ma la COP dice che rispetta noi. Ah sì? Quando? Da bello, quando? Ma bello come rispetto. Faccio una domanda facile, no? Dicono che non c'è proprio nessun rischio alle centrali della gente, ok? Che non c'è? Un rischio alle centrali della gente che vengono licenziati, per niente. Tutto questo per il fatto dell'articolo 8, diciamo per adesso quando ci parla del contratto di trasporto. Ok. Adesso, fino adesso, hanno accettato tutto questo perdita per aggiungere due frasi a cambiare proprio tutto questo fatto dell'articolo 8, per aggiungere due frasi che viene proprio, non ha nessuna valuta questo contratto dell'articolo 8, per scrivere due frasi, fanno fatica. Cosa pensi? Vuol dire che stanno pensando per licenziare la gente, punto e basta. Quindi tu pensi che tu che... Hanno organizzato tutto. Hanno fatto bene. Queste qua stanno adesso, hanno proprio accettato che continuano proprio a perdere dei soldi, per non scrivere due frasi proprio che perviene l'articolo 8 dice proprio cancellati. Perché? Quindi tu dici che secondo te l'articolo 8 è un modo per poi licenziarti dopo? Sì, abbiamo visto su internet l'articolo, cosa sta dicendo l'articolo 8? Sta dicendo che proprio nel 3 mesi viene licenziato proprio senza dirti niente. Non hai nessun diritto di dire di no. E entri 24 mesi posso anche licenziarti lo stesso. Quindi tu devi sempre abbassare la testa e dire sì per loro. Allora, sarà quello. Perché hanno... Che scritto cosa vuol dire l'articolo 8? Abbiamo visto solamente cosa sta dicendo proprio le regole dell'articolo 8. Guarda, io ormai sono stanco, però non è giusto, non è proprio giusto così, non è giusto perché se vedi maggior parte di dipendenti COP sono tutti italiani, noi siamo quasi quelli della parte, quasi tutti stranieri, non è giusto perché se dobbiamo stare così, intanto loro fermeranno perché servono un contratto di soggiorno, questo è ingiusto, è umanamente ingiusto, è un ricatto che non va bene, per me proprio non va bene. E io non lo so altro che cosa altro è una cosa dire. Che vi fanno capire secondo questo. Me è una cosa che non va bene, non va bene assolutamente, non va bene. Non va bene, anche se mi scade, io sono sposata, va bene, mi rinnovo il marito, perché è italiano, però altri non sono nella stessa situazione che ho io, questo non va bene, a me proprio mi salta in neve, mi salta in neve. Cioè tu dici c'è una minaccia su questo, questo? Non è... tanto prima o poi accetteremo questa merda, scusate, accetteremo, perché? Come fai? Bisogno. Alcuni proprio scadono a poco, un po', come faranno senza contratto di soggiorno? Come faranno? Come faranno? Dimmi. E su questa cosa COP ci gioca? COP la sa. Quanti siamo? Guarda, non assumono neanche italiani più. Non assumono perché tanto non hanno bisogno di permesso di soggiorno, quindi questi qua, quelli là rompono. Bisogna quelli che sono più facili da lasciare via. Da manovrare, quindi a posto. Invece però non è così perché se siete qua. Vedo, ma ho fatto quasi tutti stranieri, anche se siamo ricattabili, però. Siete qua a lottare. Okay. Ci proviamo. Lottiamo. Perché è l'unica arma che abbiamo, la lotta. Allora. Tutto. È giusto.